sono Francesco Sciuti, sviluppatore di vecchia data, ma soprattutto vecchia, perché sono, ho un'età. Fortunatamente, grazie alla mia passione di condividere con gli altri cioè quelle quattro cose precise che so, sono riuscito a diventare Microsoft MVP, che è stato veramente molto molto bello e molto piacevole. Sono anche Google Certified Developer e di recente, non lo so se va un po' in conflitto, in realtà non lo so bene, sono anche lead della AWS User Group di Catania. Quindi, insomma, se ci dovesse essere qualcuno sparso per l'Italia che comunque vuole piantare, ben venga. Sono uno dei fondatori di Academy. Academy è un'azienda piccola, ma piena di spirito, a Catania. Ci occupiamo di web, mobile, DevOps, insomma tutto quello che è lo sviluppo moderno, perché questa è una delle caratteristiche nostre, che pur essendo piccoli amiamo lavorare sulle cose veramente interessanti e forti. Oltre all'ambito di sviluppo, ci occupiamo anche di formazione, facciamo training in azienda, ci occupiamo di eventi, partecipiamo a talk come quello che avrei dovuto avere oggi pomeriggio, anzi avrò oggi pomeriggio, mi auguro, ma come pure, non si può sentire, scusate, come questo che è totalmente improvvisato. Benone, queste sono più o meno le tecnologie che utilizziamo, c'è qualcuno in più, qualcuno in meno in realtà, ma poco importa. Piccolo disclaimer, ancora prima di questa slide, potrebbero esserci delle slide relative a qualcosa non specificatamente indicato per l'occasione. Scusatemi, ma le ho aperte 5 secondi fa, proprio il tempo di mettere la copertina della DFS. Un'altra delle cose che faccio, e poi giuro smetto, cioè smetto di farle proprio, ho un canale YouTube di Academy, questo è l'indirizzo, facciamo un sacco di live, ci confrontiamo con un sacco di gente, facciamo interviste, anche tutorial, le robe di questo genere. Se avete voglia, iscrivetevi, perché è lo spunto che ci dà la possibilità di continuare appunto a dedicare del tempo a questo genere di cose. Benissimo, basta marchette. Parliamo di Progressive Web App. Vediamo soprattutto cosa mi ricordo. Ok, allora, innanzitutto, questa è la definizione di Progressive Web che sostanzialmente viene data da Wikipedia, cioè almeno fino a qualche tempo fa sicuramente, delle applicazioni web che vengono sviluppate, vengono caricate come normali pagine web, ma che in realtà poi si comportano in una maniera simile alle applicazioni native quando utilizzate su dispositivo mobile. Come ho già detto più volte, la mia, anzi dovrei anche provare a sovrascriverla, la mia definizione invece è che sono delle comuni web application che sfruttano una famiglia di tecnologie, alcune di queste neanche così recenti, che consentono sostanzialmente all'utente di vivere un'esperienza molto più simile a quella nativa, ma in realtà non legandoci strettamente al mobile, ma anche nel desktop, perché le Progressive Web App hanno avuto molte evoluzioni nel tempo, che ora vedremo di chiarire un attimino. Quindi, secondo me, una volta nella vita io sono stato più figo di Wikipedia. E devo dire che è stata una grande soddisfazione. Ovviamente non sarà più così, ma vabbè, è già qualcosa. Ok, cos'è una Progressive Web App e cosa la distingue? Scusatemi. Innanzitutto, una Progressive Web App, come vi dicevo, è una web application, sostanzialmente, che però punta ad avere delle caratteristiche che la rendono particolare e la rendono soprattutto facilmente identificabile come una Progressive Web App. Puntano sull'affidabilità, sulla rapidità e sul coinvolgimento. Che cosa intendiamo? Affidabilità, parliamo di avere la possibilità di gestire correttamente le eventuali instabilità di rete. Quindi, se siete collegati e passate dentro un tunnel del divertimento, perché ovviamente il tutto è a tema. Dicevo, potreste tranquillamente gestire l'assenza di rete e proseguire tranquillamente nella vostra navigazione dell'applicazione. Rapidità, perché grazie ad alcune tecniche alle quali ora accenneremo, consentono di essere caricate in maniera quasi immediata o
o possiamo dire immediata, e soprattutto consentono un'immediata interazione da parte dell'utente, così come il coinvolgimento è una delle caratteristiche principali, perché, come dicevo prima, ricordano molto l'esperienza che già l'utente conosce, che è quella, diciamo, nativa, che siano desktop o che siano mobile. Quali sono le caratteristiche che fanno sì che una web application sia una progressive web app? Innanzitutto, progressive, che per quanto possa sembrare un termine abusato, in questo caso ha un significato molto specifico, cioè sostanzialmente le progressive web app portano con sé, cioè nascono con un approccio di progressive enhancement, cioè sostanzialmente si adattano un po' alle caratteristiche che il dispositivo ha, quindi eventuali caratteristiche messe a disposizione dal dispositivo e che magari sono utili per la progressive web app verranno utilizzate. Se eventuali altre caratteristiche non saranno messe a disposizione, saranno semplicemente lavorate via fallback oppure completamente magari rimosse. Chiaramente, ma ovviamente oggi non credo che esistano applicazioni, se non qualcuna anche famosa che mi ricordo, che non siano responsive, non credo sia il caso di dover spiegare un attimino cos'è. Sono network independent, cioè sostanzialmente, come dicevo prima, possono lavorare offline, hanno un approccio app-like, quindi ricordano molto all'utente un'esperienza utente di tipo nativo, quindi vedremo fra qualche minuto, ad esempio, una progressive web app su mobile può tranquillamente ed esteticamente proporsi come un'app nativa. Consentono un continuous update perché, essendo delle web application, per quanto l'esperienza utente poi possa essere analoga a quella dell'esperienza nativa, offrono comunque il vantaggio delle web application. Quando faccio il deploy di una mia web application non ho bisogno di distribuirla a destra e a manca nei vari store, sarà già pronta e utilizzabile. Dopo vedremo, parlando dei service worker, esattamente di che cosa si parla. Sono safe perché devono girare obbligatoriamente su HTTPS, discoverable, scusatemi il mio inglese un po' maccheronico, però c'ho questo e questo mi tengo, sono facilmente identificabili come applicazioni, ma cioè, quindi dal punto di vista utente sono facilmente identificabili come applicazioni, ma in realtà possono essere ricercate in motori di ricerca in maniera molto semplice. Perché? Perché sono web application. E quindi anche su questo ci torneremo. Ci può essere un alto e elevato tasso di engagement da parte degli utenti, perché potremmo gestire le push notification, seppur impedimento. Sono installabili, vedremo che sostanzialmente ci consentiranno. Credo che anche il sito DevFest sia una progressive web app, se non ricordo male. Sono installabili sul nostro dispositivo, cioè avrò sostanzialmente, nel caso del mobile, un'iconcina nella mia home che mi consente di eseguirla esattamente come qualunque altra applicazione. Sono linkable perché, essendo web application, ci basta un URL e le riusciamo a raggiungere. Tipo URL, l'applicazione, non scherzo. Un URL e riusciamo a raggiungere. Differenze sostanziali potrebbero essere non esattamente ancora tutte allineate, perché considerate che la progressive web app è anche progressive, nel senso che il mercato sotto questo punto di vista è ancora in divenire, quindi potrebbe esserci qualcosa di diverso. Tra l'altro, molto interessante anche il talk di ieri di Maurizio Mangione sul Project Fugo, che comunque aiuta questo genere di evoluzione della tecnologia. Sostanzialmente, come potete vedere, la colonna delle progressive web app è tutta piena, quella delle native app non lo è. In realtà non perché le progressive web app siano più fighe, semplicemente perché ha delle caratteristiche che una web application può assumere e che la rendono, sotto alcuni punti di vista, addirittura più comoda, non dico migliore, ma più comoda rispetto ad una native app. Bellissimo. Ora cominciamo a vedere però un attimino di che cosa stiamo parlando. Sostanzialmente non c'è magia dietro, se non quella delle dita del programmatore che va a digitare il codice, ma semplicemente tutte queste belle cose che ci siamo detti si possono fare in una maniera, utilizzando alcune tecniche che, come ho detto prima nella mia frase migliore di Wikipedia, sono una collezione di tecnologie. Quindi, diciamo, la Progressive Web App è un insieme, una famiglia
di tecnologie che messe insieme poi riescono a combinare la magia, appunto. Ad esempio, come possiamo fare tutto ciò? Abbiamo la possibilità, come vi dicevo prima, di aggiungere alla home screen, una nostra icona per far sì che l'applicazione venga avviata. Si può gestire la cache, così che possiamo gestire correttamente un approccio offline. Abbiamo le push notification per il re-engagement, l'app shell per avere un'immediatezza da parte del caricamento dell'applicazione e quant'altro. Andiamole a vedere un attimino. Queste feature possono essere implementate attraverso delle tecnologie, appunto la famiglia di cui vi parlavo prima. Alcune più, alcune meno complesse. Web Manifest, dovremmo conoscerlo, è un file sostanzialmente che ci aiuterà a definire la nostra applicazione, i service worker per lavorare offline, un server side rendering, quindi ad esempio nel caso dell'app shell, per avere rapidamente la possibilità di caricare la nostra applicazione, un mare di nuove web API, appunto quello che dicevo prima. Maurizio Mangione ieri ci ha arricchito di conoscenza con il Project Fugu, che si innesta esattamente in questa fase. Client side storage per poter gestire lo storage anche qui, per avere la possibilità di lavorare correttamente offline, quindi ad esempio con IndexedDB. Native app integration, perché vedremo che ci sono delle caratteristiche che consentono di gestire le progressive web app come se fossero anzi come applicazioni esattamente native, HTTPS e quant'altro. Guardate, questo manco me lo ricordavo. Dicevo, avevo scritto, sento un certo Fugu nell'aria, quindi la citazione su Mangione c'era già, ma sempre questo vi fa capire da quanto non vedo queste slide. In realtà il Project Fugu aiuterà nei passi successivi all'integrazione, a convergere e a rendere minore il divario tra applicazioni native e applicazioni native e progressive web app. Vediamo insieme le principali caratteristiche e tecnologie che messe insieme ci consentono di creare una progressive web app. La prima, super semplice, Manifest, un file JSON che ci consente sostanzialmente consente a noi programmatori di descrivere al browser qual è il comportamento della nostra progressive web app. Il tutto è fatto in una maniera molto semplice. In realtà il file Manifest sostanzialmente è un file JSON e andrà ad indicare, andiamo direttamente a questa slide, andrà ad indicare al browser quali sono le varie caratteristiche, quindi ora ne prenderemo qualcuno ad esempio, il nome della nostra applicazione, l'eventuale icona o famiglia di icone che dovrà essere messa nella home nel caso in cui volessi utilizzare l'add to home screen, un eventuale scope della nostra applicazione, l'orientamento sul dispositivo mobile, ad esempio, vogliamo che la nostra web, la progressive web app abbia un orientamento portrait piuttosto che landscape. Così come, cosa non da trascurare, anzi forse tra le più comode e importanti, è la possibilità di definire quale sia la modalità di visualizzazione della nostra applicazione, perché, ritornando al discorso della convergenza tra web application e native application, abbiamo la possibilità sostanzialmente di far apparire la nostra applicazione esattamente come un'applicazione nativa, quindi ad esempio totalmente full screen. Tutte queste caratteristiche, come potete vedere qui, le andiamo ad indicare banalmente in un file JSON. Tra l'altro ci sono anche un sacco di strumenti che ci consentono di creare facilmente il nostro manifest. Io, come al solito, suggerisco inizialmente, fatelo un po' a manina il lavoro, così che si apprende un po' quali siano magari le chiavi o comunque la logica del funzionamento del manifest. Poi da lì magari vi spostate su strumenti, a fine slide ci sono un sacco di link al riguardo. Alcune caratteristiche interessanti, quella di cui ho accennato prima, è appunto quella display, che vi consente ad esempio di mettere l'applicazione totalmente full screen, piuttosto che averla magari come minimal UI, quindi con semplicemente le iconcine back, forward e reload. Insomma, avete la possibilità di gestire l'esperienza che avrà l'utente in una maniera molto, molto flessibile e molto solida.
Manifest quindi descrive la nostra applicazione. Altra caratteristica che diciamo è quella principe, infatti io qui la indico come il cuore delle nostre progressive web app, i service worker. I service worker non sono una tecnologia che è nata ieri, c'è da qualche anno, e sostanzialmente sono per la nostra applicazione il cuore, perché ci offrono, ci danno la possibilità di offrire all'utente le caratteristiche più importanti per le progressive web app. Una, la gestione dello stato offline, quindi avere la possibilità di gestire una cache molto valida e molto avanzata, che ora vedremo, su questa ci soffermiamo magari qualche minuto in più, oltre che la possibilità di gestire tutto l'ambito relativo alle push, nonché anche, questo non è immediato, credo che sia tra le altre cose che porta il Project Fugu, o meglio, che porta con sé poi il Project Fugu, è della sincronizzazione in background, cosa che oggi si fa con vari framework o vari workaround. Ok, sostanzialmente cosa sono i service worker? I service worker non sono nient'altro che degli script che sono eseguiti parallelamente in maniera separata rispetto alla pagina principale, che lavorano in background e che ci consentono, nel caso specifico dei service worker che fanno parte della famiglia dei web worker, ci danno la possibilità sostanzialmente di porsi, ripeto esattamente, i service worker, ci danno la possibilità di porsi nel mezzo tra la nostra applicazione e quello che sia l'internet, diciamo, quindi il network. La cosa interessante dei service worker è che possono appunto prendere la funzione di proxy. Sostanzialmente possono, tra le altre cose che possono fare, ma il loro scopo è sostanzialmente questo, possono catturare tutte le chiamate che la nostra applicazione fa verso l'esterno, quindi viene tornata come response, lì riesce a catturare il nostro service worker e a fare dei lavori che vogliamo vogliamo fare sul risultato di queste chiamate, o sull'uscita o sull'ingresso. Nel nostro caso, quindi, lavorano esattamente come un proxy, cioè si pongono nel mezzo. La cosa super interessante è che i service worker, primo, sono una tecnologia molto robusta e molto evoluta, quindi assolutamente affidabile, ma che ci offre sostanzialmente come scopo la gestione della cache, la gestione delle push notification, come dicevo, l'eventuale sync dei dati in background, ma soprattutto ce lo danno in una maniera estremamente efficace. Primo, hanno un lifecycle programmabile, quindi il nostro service worker ha degli stati di vita che consentono al programmatore di gestire quali sono le fasi di vita appunto del service worker stesso, così come lavorando in un processo separato sostanzialmente non vanno ad inficiare le prestazioni del nostro main thread, cioè dell'unico thread relativo al nostro script JavaScript, che appunto non soffrirà della presenza di un service worker, bensì ne potrà solo godere. Sorvoliamo un attimino quella che è la fase di life cycle. Sostanzialmente un service worker, essendo un file, un processo separato, nonché un file separato, ci dà la possibilità sostanzialmente di catturare le sue fasi, ad esempio l'installazione del nostro service worker, o valutare quando un nostro service worker, ad esempio, viene attivato. Perché sostanzialmente il service worker potrebbe essere anche aggiornato nel tempo e quindi avere più release dello stesso e far sì quindi che possa essere, ad esempio, riattivato, reinstallato nel tempo. Ora magari dopo vedremo un attimino meglio, non voglio andare troppo fuori tempo, il tempo di queste slide non era esattamente quello che oggi ho a disposizione. Sostanzialmente il service worker ci offre la possibilità di catturare degli eventi, cioè proprio di gestire gli eventi esattamente come facciamo con gli event handler comunissimi che conosciamo, e diciamo ne abbiamo alcuni che ci consentono di catturare lo stato di vita del service worker, altri che ci consentono appunto di catturare, ad esempio con fetch, quelle che sono le chiamate con il network, e quindi far funzionare il nostro service worker esattamente come un proxy. La cosa interessante, ora non vedremo il codice, o perlomeno giuro, non mi ricordo se c'è del codice nelle slide
o facevo una demo. Il succo però sostanzialmente è questo, a prescindere da quale sia il codice. La cosa super interessante è che il service worker, siccome come, lavora come proxy, può anche gestire questa cache attraverso delle strategie differenti. Ne esistono un paio che sono sostanzialmente molto consolidate, che ci consentono sostanzialmente in maniera molto rapida, ad esempio con delle librerie come Workbox, di realizzarle in maniera estremamente rapida, che sono le più comuni. Ad esempio, la strategia cache only. Sostanzialmente la nostra applicazione, grazie al service worker, non uscirà mai nel network, gestirà i dati sempre tramite la cache, almeno dopo il primo caricamento. Quindi una volta ricevuti gli asset, non li andremo più a richiedere alla rete. Il service worker ci consentirà di prelevarli dalla cache. Attenzione, non stiamo parlando, faccio un piccolo disclaimer, non stiamo parlando della browser cache, cioè quella che abbiamo gestito fino oggi con degli header HTTP. Stiamo parlando di un API cache, cioè sostanzialmente una cache programmabile. Ora mi auguro, vi ripeto, che ci sia del codice, non mi ricordo. Esiste anche la strategy network only. Dico, quindi sostanzialmente quasi un uno a uno con quello che succede già oggi nel browser, solo che il service worker, essendo un proxy ed essendo piazzato nel mezzo, può, prima di far uscire la chiamata, ad esempio, fare alcuni lavori, aggiungere degli header o chissà che cos'altro. Esistono altre tecniche più evolute rispetto alle prime due, che sono piuttosto banali, cache first e network first. Sostanzialmente il service worker dice, ok, io faccio la, prendo in carico la chiamata. Se il network ce l'ho disponibile, nel caso della network first, nel caso c'ho il network disponibile, vado sul network, quindi vado sulla rete, sull'internet. Se così non fosse, prendo l'asset dalla cache. Al contrario, cache first, se ho l'asset nella cache, lo vado a prendere e levare da lì, altrimenti vado a prendere dal network. Ovviamente andare a prelevare un asset dalla cache ha una reattività molto superiore rispetto a quella del network, quindi ci riesce a dare immediatamente un tempi di caricamento assolutamente più rapido, comunque di prelevamento degli asset in genere. Ne esistono anche di più elaborate, come la Stalewhile Revalidate, che sostanzialmente prende il dato, il service worker prende sempre il dato dalla cache, nel frattempo, e lo torna quindi alla pagina, nel frattempo sotto il cofano va a controllare se esiste un nuovo asset aggiornato in rete e lo va a sostituire alla cache, così che la volta dopo avrò l'asset aggiornato. Ripeto, queste sono strategie molto varie e che si adattano un po' a tutti i casi, e come potete immaginare vi offrono tantissima flessibilità e soprattutto vi consentono di gestire, grazie al service worker, tutto quello che è la cache in maniera estremamente rapida. Tra le varie invece web API che ci sono messe a disposizione, che ci consentono sostanzialmente di fare mille tipologie di introdurre migliaia di feature nuove nelle nostre applicazioni, sono quelle che sostanzialmente troverete su MDN, le trovate a volte con il simbolo del lab perché non sono ancora disponibili o non sono ancora stabili, ma sostanzialmente Service Worker, ne abbiamo parlato un secondo fa, sostanzialmente ci dà la possibilità di gestire un proxy tra il network e la nostra applicazione. Notification and Push API, ora mi auguro le vedremo un attimino, sono già abbastanza lungo come tempi. Ci consentono sostanzialmente di gestire le push notification, che l'applicazione stia girando su desktop piuttosto che mobile. Su questo faremo una piccola riflessione dopo. Cache API, quella utilizzata dal service worker per gestire le API, la cache, ve lo accennavo un secondo fa, quindi una cosa completamente diversa dalla browser cache. Le fetch API, che già dovremmo conoscere per avere la possibilità di catturare delle risorse locali o remote. L'interception observer, il background sync, sono tutte API di svariato genere. Non mi soffermo in questo momento perché altrimenti andremmo troppo lunghi, e però offrono oggi, sommate a quelle di Project Fugu, una quantità di possibilità infinita. L'unica riflessione che voglio fare su questa cosa è che il Progressive Enhancement è proprio qui che va a fare il lavoro più importante. Noi potremmo pensare di utilizzare l'Intersection Observer, sostanzialmente ci dà la possibilità
uno dei casi più comuni di gestire facilmente il lazy loading dell'immagine. Sto facendo un esempio. A prescindere da quello che faccia, il Progressive Enhancement ci darà la possibilità di dire: ok, questo dispositivo, questo browser, cioè il mio environment, mi consente di eseguire, di utilizzare queste API? Sì, la utilizzo, altrimenti o vado in fallback con qualche altra possibilità, oppure direttamente lascio perdere e non offro quella possibilità al dispositivo. Parliamo dell'altra caratteristica super importante, push notification. Vi anticipo, push notification su iOS non ci sono, cioè, quindi ci possiamo ampiamente attaccare. Il problema è che allo stato attuale il progetto delle Progressive Web App nasce da Google. Apple, nonostante abbia fatto dei passi in avanti per portare con sé alcune caratteristiche delle Progressive Web App, purtroppo ancora si trova un po' indietro. Infatti, alla fine vi farò una breve riflessione. La cosa interessante delle push notification è che vengono gestite con delle semplicissime API, sia in termini di gestione della push, sia in termini di scusatemi, non mi sta venendo il termine, datemi un secondo, di notifica. Quindi anche semplicemente la notifica dell'utente, il badge, insomma, che esce all'utente. Sostanzialmente, guardate come funziona. La facciamo super rapida, questa era abbastanza approfondita, ma non ci arriveremo. Un utente visita una Progressive Web App che farà una richiesta d'autorizzazione per ricevere le push notification, esempio da Firebase Cloud Messages. Sostanzialmente, una volta ricevuta l'autorizzazione, il service worker si metterà in ascolto delle eventuali push che arriveranno da parte di Firebase. Sto facendo un esempio, chiaramente. A quel punto le API staranno in ascolto. Nel momento in cui arriverà una nuova push notification, verrà, grazie alle notification API, proposto il badge all'utente. Qui c'è tutto il processo che viene eseguito. Magari poi lascerò le slide, che tra l'altro dovrebbero essere già pubbliche, se non erro, nel momento in cui le vorrete vedere, c'è tutto quello che io ora vi ho riassunto in pochissimi secondi. Le push notification, ora faremo un'altra piccola riflessione. Vi ripeto, funzionano benissimo su Android, funzionano benissimo su desktop, non funzionano per niente su iOS. Dopo vi suggerirò un piccolo workaround. L'app shell, questo è un concetto che già dovremmo avere abbastanza dentro, anche perché Osmani ci si porta la testa da non so quanti anni sull'app shell. Sostanzialmente il minimo indispensabile per fare un rendering immediato della nostra applicazione. Per parafrasare un attimino, l'app shell è quella che ci consente di avere dei web vitals estremamente verdi, diciamo, estremamente efficaci, perché sostanzialmente la versione minima, guardate qui c'è l'immagine, c'è un bellissimo articolo sulla documentazione di Google sulla parte di web development. Sostanzialmente è il minimo sindacabile per far capire all'utente che l'applicazione è arrivata, sta semplicemente caricando il resto del contenuto. Quindi, come potete vedere, già l'app shell dà un primo feedback visivo all'utente, poi in un secondo momento ci riuscirà a tornare il contenuto, quindi l'utente non si sente spiazzato. Ad esempio, questo normalmente si fa attraverso il server-side rendering dei framework come Angular. Si utilizza appunto la possibilità di fare un server-side rendering dell'applicazione in modo tale che possa essere subito spedita come HTML nudo e crudo, asset nudi e crudi, e poi viene sostituita dall'applicazione Angular una volta avviata. Allora, ragazzi, come vi dicevo, la cosa interessante è che le Progressive Web App oggi offrono un'esperienza native-like, sia su mobile che su desktop. Chrome è quello che supporta meglio tutto, chiaramente, anche perché, ripeto, la tecnologia viene da Google. Ovviamente oggi già Opera ed Edge, quindi grazie a Chromium, sono Chromium-based, quindi hanno già la possibilità di offrire quasi tutte le caratteristiche di Progressive Web App. Vediamo quale sarebbe l'esperienza. Qui è un po' vecchiotta, ma non importa. Sostanzialmente apro una pagina che è una Progressive Web App, mi esce un badge che oggi è cambiato, almeno su alcuni. Su alcune su Chrome è cambiato e vi dice: vuoi aggiungere la PVA alla tua schermata home? Quindi è lui a proporci
quello che poi in realtà sarà un nostro vantaggio. Guardate qui. Aggiungo quindi, sì, ti dirò, ok, aggiungimi effettivamente alla schermata home questa Progressive Web App. Ovviamente c'è BATWA, ma chi non ha il desktop del dispositivo mobile senza BATWA non può utilizzare Progressive Web App. Attenzione, è importantissimo. Come potete vedere, da quel momento in poi ho la mia icona dell'applicazione. Guardate cosa succede, a differenza del passato in cui potevo mettere i link in home. Avrò l'apertura della mia applicazione, guardate la differenza. Scusate, è finito il tempo mio a disposizione, ma giuro che proseguo altri 5 minuti. Me lo devono, no? Giusto, posso? Vai, tranquillo. Ok. Dicevo, come potete notare, ha una UX analoga a quella di un'applicazione nativa. Non ho la barra, non ho eventuali controlli relativi al browser, ma quello che sto eseguendo. Eseguendolo come un'app nativa, in realtà è una Progressive Web App. La cosa interessante è che quest'ora è possibile anche farlo su desktop con Chrome. È molto interessante perché abbiamo la possibilità con Chromium. Abbiamo la possibilità sostanzialmente di installare l'applicazione nel nostro dispositivo. Quindi se io andassi a cercare una Progressive Web App, ad esempio, io credo di avere KeyWeb, che è una Progressive Web App. A tutti gli effetti, ora vedrete tutte le mie password del mondo. Scusatemi, la stai seguendo parallelamente da qualche parte. Sostanzialmente, KeyWeb ve lo vorrei fare vedere. Ok, guardate qui. Guardate, questa è una Progressive Web App. Semplicemente, però, io la sto gestendo direttamente dal mio sistema operativo come se fosse un'applicazione a tutti gli effetti. Vi faccio vedere però che è una iDevTools, cioè una web application, è la stessa che potreste andare a visitare sul sito di KeyWeb. Chiudo così non c'è il rischio che mi vada a rendere pubbliche le mie password, cosa dico. Nulla di drammatico. Però come potete vedere, stessa esperienza, mi chiederà di installarla e lo potrò fare. Nota molto interessante, ragazzi. Sostanzialmente io posso comunque, prendere una mia Progressive Web App e metterla all'interno di un'app nativa. Quindi sto parlando di un'app che passi dagli store. Quindi avere assolutamente la stessa esperienza che si ha con le app ibride, ma con il vantaggio che portano le Progressive Web App, chiaramente. Quindi con tutta la parte di gestione. Che può essere, che ne so, la parte relativa all'offline, che viene gestita direttamente come Progressive Web App. Inoltre, l'altro vantaggio che porta con sé è che chiaramente, pur essendo un'applicazione nativa, porta uno dei, mi permetto di dire, ormai pochi vantaggi di un hybrid mobile application, cioè che è quella di non dover ripubblicare la mia store quando faccio una modifica. Perché ciò che conterrà sostanzialmente un sito e nulla di più. Questo si fa con Android attraverso le TWA, Trusted Web Activity, come diavolo si chiama? Con Windows, come diavolo si chiama, però vabbè, con Windows, con gli APPX, con il mondo Windows, con gli APPX. Per Apple invece è tutt'oggi necessario o utilizzare un Cordova che a quel punto ci dà anche la possibilità di avere le push notification su iOS. Ho visto che neanche con iOS 14 le hanno portate, quindi come si dice a Catania, ni putema studiare un musso. Oppure, ad esempio, non con Electron, scusatemi, con Capacitor, che sostanzialmente consente di fare quello che consente di fare Cordova. Così posso avere anche la mia Progressive Web App sugli store. Le TVA, prendiamole come esempio, sono molto facili da fare. Sostanzialmente mi installo Android Studio, ci starò una settimana per farlo. Costruisco una Progressive Web App, clono un repo GitHub sulle TVA, sostanzialmente faccio dei piccoli lavori sul Gradle, metto le chiavi, pubblico. È veramente, veramente molto rapido, è proprio tutto molto quasi out of the box. E bla bla bla. Come dicevo, la compatibilità, e poi giuro, chiudo perché capisco che si è fatta una certa. Io dovrei essere a pranzo da amici che mi uccideranno. I browser sono super avanti nell'implementazione delle PWA, purtroppo grossi problemi con iOS. iOS, ecco, qui ero fermo alla 13, scusatemi, ha sostanzialmente molte limitazioni. Quella più
importante è il supporto alle push notification. Ad esempio, sul manifest ha grosse carenze ancora, anche se con la 14 è una delle cose che hanno sistemato. Insomma, su iOS bisogna un po' sbatterci. Alcuni tool molto importanti, Lighthouse per verificare le caratteristiche, cioè se la nostra Progressive Web App ha delle buone metriche, Workbox per gestire le strategie e tutta la parte di service worker in maniera eccellente, PVA Compat per sostanzialmente sopperire in maniera pratica ad alcune carenze di iOS, quindi fa il manifest correttamente per noi, più ad esempio ci dà la possibilità di aggiungere dei meta tag direttamente nel nostro HTML e quant'altro, insomma, ci dà la possibilità di adattare in maniera rapida la nostra Progressive Web App in modo tale che possa essere quanto più compliant possibile. Questi sono alcuni link. Molti di questi li troverete e troverete del materiale molto interessante. Mi permetto di suggerirvene un paio. PVA Builder è una web application che vi consente di fare il build delle vostre Progressive Web App. Molto comodo e molto interessante. Ce n'era uno in particolare, fatemele vedere perché. Ah, qui ci sono alcuni case studies. Cioè applicazioni fatte Progressive Web App, una delle più famose è quella di Twitter, che è quasi identica all'applicazione nativa di Twitter. C'era una cosa che vi volevo far vedere, non lo sto trovando. Ok, questo, il Service Worker Cookbook è un enorme cookbook pieno di casistiche per gestire al meglio i nostri service worker. Quindi, se non so proprio da dove partire, quello è sicuramente un punto di partenza estremamente interessante, così come il sito What Web Can Do, che ci dà la possibilità di capire facilmente cosa possiamo utilizzare dove, cioè quali sono i browser e qual è lo stato di accoglimento di queste caratteristiche. Voglio ricordarvi rapidamente, iscrivetevi al canale YouTube, se no, cioè io, allora, tutti quelli che sono nel gruppo degli speaker si devono iscrivere per forza. E a tutti voi mi auguro vi iscriviate, scusatemi. Se sono, vabbè, questo, ecco, vedete, questo fa capire che sono slide. Questo è l'evento che stavamo organizzando a Catania, giugno 2020, come potete immaginare. Stiamo ancora aspettando il da fare. Non abbiamo già assunto, ma se volete contattarmi, volete scrivermi, prendiamo gente in remoto, siamo simpatici, belli io no, ma qualcuno in ufficio sì. Insomma, contattatemi quando volete. Grazie a tutti, scusatemi la premura nel dirvi tutti questi concetti in un tempo così ristretto, ma almeno ci ho provato. Ciao a tutti.